Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi porto il nuovo gift card to friends della minchia, perché raga, parliamoci chiaro, è veramente brutto. Ho aspettato qualche giorno per portarvelo, per portarvi la versione migliore. Quindi requisiti, base operativa come sempre, la possibilità di buggarci, quindi dobbiamo possedere il freak shop con il brickade all'interno. Dovremmo avere fatto anche un piccolo glitch in precedenza che vi spiego dopo. Un amico che ci dà una mano, e all'interno ragazzi della base, nel primo slot, dovremo mettere un veicolo del civile. Adesso vi spiego. Quindi vi recuperate un veicolo del civile ragazzi ed entrate all'interno della base operativa. Una volta che siete all'interno della base operativa, se non è piena raga, dovete riempirla. Vi consiglio di riempirla con i veicoli come al solito da sacrificare. L'importante è che questo veicolo lo mettete nel primo slot, quindi se vi capita da un'altra parte, semplicemente raga, senza nessun problema, andate dal cerchietto giallo e una volta che siete dal cerchietto giallo mettete il veicolo del civile che avete appena messo all'interno nel primo slot. Come ben vedete io non ce l'avevo nel primo slot, quindi andiamo subito dal pallino per spostare i veicoli. Quindi metteremo quello del civile nel primo posto e quello da sacrificare raga nel secondo posto, o dove vi pare e piace. A questo punto semplicemente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere attivi raga le attività, quelle blu sulla minimappa da menu interazione o touchpad se giocate da PS, e una volta che ce l'avete attive vi teletrasportate nell'attività più vicina al freak shop. Se siete su Xbox ho fatto un video con tutti i teleport più comodi, quindi avviamo l'attività, partecipiamo su Anawak, accettiamo il primo, rifiutiamo il secondo e ci teleportiamo dal freak shop. Una volta che siamo dal freak shop ragazzi, cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo andare in questa posizione che adesso vi faccio vedere e dobbiamo posizionare 5 bombe adesive. Per quale motivo? Perché dovremmo far esplodere poi il nostro veicolo del civile. Quindi mettiamo le bombe, vi consiglio di metterle al centro più o meno in modo da andare a coprire tutti i posti. Occhio perché a volte può capitare che una bomba va sotto mappa, come è successo a me se ci avete fatto caso. Quindi a questo punto entriamo all'interno del freak shop e ci dobbiamo buggare, andare in OTR raga. Ho portato il metodo per andare in OTR, vi lascio in descrizione il video con come fare l'OTR del freak shop ragazzi. Quindi una volta che siamo all'interno, cosa facciamo? Dobbiamo entrare all'interno del nostro brickade. Una volta che siamo all'interno del brickade raga, ci mettiamo sull'uscita in modo che in alto a sinistra abbiamo gli slot per uscire. A quel punto facciamo menu di pausa raga e dobbiamo andare ad avviare un elenco partite che abbiamo creato in precedenza con almeno un'attività all'interno, una gara stunt. Io già ce l'avevo pronto, che è quello che usiamo anche per prendere il badge della IAA ragazzi. Quindi a questo punto andiamo su l'elenco partite con una gara e andiamo a spammare A o X se giocate da PS per accettare sia la gara e sia esci dal brickade. Ci avvierà l'attività nonostante tutto, ma sarà glitchata come ben vedete. Quindi usciamo dall'attività e sbadabam ragazzi, saremo fuori dal freak shop e saremo in OTR. Quindi a questo punto gli dite al vostro amico di recuperare un Phantom Wage raga o una Issy per ribaltarvi, e voi vi prendete un veicolo del civile. Una volta che avete recuperato il veicolo del civile e siete arrivati alla base operativa, prendete l'auto del civile che è più comoda a voi. Ringrazio Alessietto che mi aveva già portato un'auto. Quindi apro il telefono e ci mettiamo al centro del pallino giallo. Chiudiamo il telefono e ci darà l'allerta di sostituzione perché la base è piena, come sempre ragazzi. In questa schermata gli diciamo ad Ale, in questo caso al nostro amico, di ribaltarci come il vecchio metodo ragazzi, sempre la stessa identica cosa. Una volta che il nostro amico ci ha ribaltato dovremo accettare questa allerta.
Una volta accettata questa allerta, saremo dentro il veicolo ribaltato. Non dobbiamo farci uccidere o morire. Scendiamo dal veicolo e gli dite al vostro amico di darvi il veicolo che vi deve passare. Mi raccomando, raga, fatelo portare a lui. Lo fate già mettere sopra il pallino giallo che vedete qua dietro. E una volta che ha messo il veicolo sul pallino, noi cosa facciamo? Apriamo il nostro telefono, ragazzi, e dovremmo andare a chiamare il primo veicolo che sta nella base operativa, quindi il veicolo del civile che abbiamo messo all'inizio del glitch. Una volta che abbiamo chiamato il primo veicolo del civile che abbiamo messo all'inizio del glitch, semplicemente aspettiamo che spawni. Una volta che spawni, raga, dobbiamo controllare che sia in questa posizione dal freak shop dove abbiamo messo le bombe. Se è in quella posizione, a quel punto chiudiamo il menu di pausa, facciamo una volta freccia a sinistra e sbadaboom, come vedete in alto a sinistra, abbiamo distrutto il veicolo che è appena spawnato dal freak shop. Adesso, una volta che il nostro amico ci ha messo la macchina sopra il pallino giallo, apriamo il nostro telefono e quando lui scende saliamo sul veicolo. Come ben vedete, appena saliamo sul veicolo e chiudiamo il telefono e sbadabam, ragazzi, avremmo preso il veicolo del nostro amico. Allora, ragazzi, ora vi spiego un'ultima cosa e vi dico già, a me questo glitch non è che mi faccia impazzire, non è massivo, però se vogliamo scambiare adesso è l'unico metodo funzionante su entrambe le piattaforme, ragazzi. Come ben sapete, preferisco portare sempre cose che vanno su tutte e due le piattaforme. Una volta che siamo all'interno, dobbiamo sovrascrivere sul secondo veicolo, raga, perché il primo sarà già quello del nostro amico. E come ben vedete, una volta che sovrascriviamo, tornerà il veicolo che abbiamo usato cappottandoci. Quindi cosa facciamo? Questo veicolo, raga, del civile, lo metteremo nel primo posto. Una volta che è nel primo posto, nel secondo posto ci metteremo tipo la LG e potremo continuare. Però bisogna sempre fare tutta la pappardella, raga. Non è massivo, bisogna sempre ribaggarsi. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, iscrivetevi, abbonatevi, se vi serve un account con la Fastrun non esitate a contattarmi. E alla grandissima e alla prossima, bella regà, shbada bam.